Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. But come potete vedere, ragazzi, siamo in una nuova ambientazione per me perché mi sono portato tutto l'armamentario per poter registrare, ma io sono al lavoro. Quindi ho preso una stanza, tra virgolette, qui nell'alloggio lavorativo che avesse la scrivania e ho detto ai miei colleghi: prendetevi le altre stanze. Quindi, raga, in questo momento potrebbero ascoltarmi, quindi parlerò un po' più così perché un po' me vergogno. No, bugia, non mi vergogno. E come potete vedere, però, dietro non c'è il mio ragazzo, non c'è la mia casa, ma c'è un muro bianco perché sono in una stanza molto molto easy. Allora, ragazzi, passiamo subito al game. Non so quanto durerà questa puntata, però voglio un po' giocare. Diciamo, siamo negli ultimi due episodi di questa stagione. Poi ci sarà una piccola pausa per quanto riguarda il gameplay, anche per ritornare un po' alle visualizzazioni di un tempo, perché questo gameplay ovviamente pian piano ha perso un po' di visualizzazioni. E nulla, raga. E quindi ci diamo un attimo da fare. Allora, tu tesoro, svuota questa robina qui. Oggi non va al lavoro nessuno, neanche il nostro Richard va più a scuola. Infatti, raga, io qui andrei a vendere i suoi, come dire, le sue robe, no? Questo glielo tengo, magari glielo metto quando si trasferisce, glielo tengo quando si trasferisce, buttiamo anche questa roba. Lui deve mangiare. Allora, innanzitutto possiamo appunto portarlo qui a mangiare, possiamo prendere degli avanzi, visto che ci troviamo. Cosa stava facendo? Visita blog in cerca di nuove avventure. Adoro, anche lei dovrebbe mangiare, però visto che ti trovi, faccio fare il bagno a Kona, perché è veramente lurida Kona, e lui invece dovrebbe mixare delle bevande, però appunto, come potete vedere, qui nevica, 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 quindi nulla, va bene se stai qui. Anzi, ti dirò, ti faccio fare una partita multigiocatore, smania delle feste, no? Perché non possiamo fare la partita online? Una partita online, infatti, ti faccio fare sempre con i nostri ad Brent e Brant, visto che ci troviamo, anche se non stiamo facendo chissà quale grande amicizia, infatti la facciamo fare con... No, dai, Brent e Brant va più che bene, giochiamo con loro, però non migliora tanto l'amicizia, quando giocano ai videogiochi. Comunque lui si sta divertendo un sacco a giocare ai videogiochi. Con lui invece, raga, io voglio fare delle robe, ovvero prima di tutto voglio vedere se ci sono delle borse di studio. Quindi, perché io voglio andare. Prendi la posta. Prendiamo la posta innanzitutto. Secondo me c'è da pagare altra roba. Poi, però, noi lavoreremo da casa, cioè studieremo, faremo l'università da casa. Io lo farò trasferire. Ho deciso di farlo trasferire a Tortosa, ma ancora non vi voglio dire altre robe. Vi do giusto dei piccoli spoiler. E lo farò trasferire a Tortosa. Gli farò fare l'università. Però vediamo un po' a cosa possiamo accedere. Perché lui comunque, la sua aspirazione è l'aspirazione da culturista. Per ora non gli farò avere un lavoro, ma lui si sosterrà grazie alla musica. Quindi, infatti, oggi andremo a produrre un nuovo brano, dato che lui, come produzione mediale, siamo a livello 3, quindi possiamo fare un po' di roba. Ci possiamo. Siamo dolenti di informarti che il tuo brano non si è dimostrato adeguato alla produzione abituale della ritmi sedentari. Ti auguriamo una buona fortuna per la tua avventura. Ha raccolto tutto ciò che c'era in cassetta postale. Va bene, ci può stare. Vedete, come vedete, noi prendiamo come dire, dei diritti d'autore. Borsa di studio, richiedi borse di studio. Vediamo un po' quali borse di studio, tra l'altro, a quali borse di studio possiamo accedere. È da molto che non gioco con l'università, quindi me lo devo anche un attimo ricordare. I sim abili nell'atletica possono richiedere questa borsa di studio. Per mantenerle, i sim devono partecipare come calciatori. I sim abili con i videogiochi possono essere idonei a questa borsa di studio. Per mantenerle, i sim devono... Istruzione per tutti, molto limitata di fondi dell'unità familiare, sono idonei a richiedere questa borsa di studio. Abitanti a Brinton Bay. Gli abitanti di Brinton Bay possono essere idonei a questa sovvenzione, non disponibile per adulti e anziani. Adoro. Beh, allora, sicuramente istruzione per tutti, richiediamo tutte quelle che possiamo, anche quella dell'atletica. A questo punto io direi che ci possiamo, come dire, buttare anche sul fatto dell'essere, no? Prendiamo atletica.
E poi università borse di studio, richiedi borse di studio, andiamo a prendere anche quella di Brinton Bay, vediamo se... Ah, vedete, solo una si può fare. Apri tante di Brinton Bay, poi magari dobbiamo, cioè ce ne andiamo da Brinton Bay, però intanto vediamo il nostro quartiere, la nostra cittadina Brinton Bay, cosa ci regala, insomma. Insegna la responsabilità, bellino, perché lui è responsabile. Forse sta andando a leggere, ma noi dobbiamo fare il livello... 7 di... cioè dobbiamo aumentare un pochino. Facciamo sollevamento pesi mentre lei... Cosa sta facendo? Ancora il bagno a Kona. Ah, ma tutto a posto. Consiglia influenza della vita di altissimo 0 su 20. Ma come? Avevamo 6 se non erro. Vabbè, comunque, raga, stiamo un po' giocando in questo modo. Questi ultimi due episodi saranno molto molto relax da questo punto di vista. Ama. Tu, visto che ti... girl, visto che ti trovi, ti faccio usare il bagno e ti faccio anche fare una doccia. Mentre tu, amica, stai facendo sollevamento pesi, fallo un altro livello almeno. Anche lei dovrebbe, in realtà. Amo, tutto a posto. Secondo me sei un po' incantata. Sei un po' incantata. Reimposta oggetto. Sì, infatti si è lavata per fortuna. E visto che ci troviamo, passiamo l'aspirapolvere, vai. Passiamo l'aspirapolvere, cosa sta succedendo? Ciao Amelia, chiamo per comunicarti che Romeo Trust è venuto a mancare. Oh no! Romeo! No, raga, che brutta questa roba. Guardate, molto triste. Vabbè, raga, doveva succedere prima o poi. No, no, che palle. Come mi dispiace, raga. Eh sì che mi dispiace. Te credo. No, vabbè. Raga, momento di lutto. Quando morirà Amelia sarà veramente dramma. Veramente dramma. Gioca. E... Accarezza, visto che ci troviamo, lui sta facendo, penso, il... Vedete, sono tutti in lutto, ovviamente. Stile di vita acquisito. Richard ha sbloccato lo stile di vita amante di interni. Amo, te credo. Allenamento vai oltre i limiti. Lui comunque, raga, fisicamente, cioè, top. Dei muscoli pazzeschi. Amo, lei è triste. I know why. I know why. No, patatina. Che peccato, raga. Patata, è morto il padre, te credo, cioè. Facciamo... Volevo fare una fotina. Tutto a posto. No, vabbè, adoro. Raga, I don't know come verrà questa puntata, perché comunque, voglio dire, non sono abituato a registrare in questo posto, sento un eco nella stanza che, ciao, arrivederci proprio, però vabbè, ci sto provando perché non voglio rimanere indietro con la produzione di video, con la produzione di contenuti, quindi ci sto provando. Cosa sta succedendo? Chiacchiera con Arti, patata, parla di cucina. E, guardate chi c'è! C'è Sofia, adoro, adoro, invita ad entrare, vai. Guardate come è andata ad accoglierla, adoro. Adoro, 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 adoro. Patata, rallegra e visto che ti trovi... c'è una braccia tipo, perché sì c'era, l'ho visto. Chiedi di unirti? No. Chiedi un piccolo prestito. Complimentati per l'abito, dai. Parlotta con la nostra Sofia Johnson. Tra l'altro, raga, la figlia di Sofia, quella che, con cui è partita, è partito tutto, creata appunto da Racletta, che saluto. Ciao! Se guardi questa puntata, commenta, commenta. È diventata una bellissima adolescente. Adoro. Consiglia di allenarsi. Adoro. Raggiunto il livello 7 di forma fisica, ora puoi seguire la sfida della collina, appunto, sul tapirulan. Adoro. Ok, basta, visto che ti trovi. Vai in bagno.
E chissà quando arriva però l'idea, la cosa delle borse di studio. Non vedo l'ora di saperlo. Comunque, raga, buona compagnia per un sim adorato nei paraggi. Vabbè, adoro, io adoro questa roba. E sto giocando un po' relax con Richard. Poi, appunto, ripartiremo dall'episodio 1, post episodio 20. Ripartiremo dall'episodio 1 per ricominciare un pochino la storia. Sicuramente vedremo Richard che va all'università e in una nuova casa. E tra l'altro, inizieremo anche l'idea proprio di creare una famiglia. E perché no, finalmente vedere le dinamiche del nuovo Game Pack, il mio matrimonio. Però non voglio correre, ragazzi, scusate, ma che fisico ha Richard? No, vabbè, bellissimo. Io lo amo, Richard. Cioè, proprio, è proprio bello, bello, bello. Cioè, secondo me è venuto stra bellino lui. Oh my god. Sì, forse non era proprio il massimo del... no, ok, stavo scherzando, raga, volevo fare una foto un po' sexy, ma non ce l'ho fatta. Andiamo qui, raga, e produciamo un nuovo brano. Produciamo un nuovo brano. Secondo me possiamo provare con Yome. Potremmo provare, non so che stile è. Tu, amica, visto che ci sei, passa l'aspirapolvere alla perfezione. Ma lui quando torna da scuola? Spero a breve, dovrebbe tornare a breve, ma penso che andrà direttamente a dormire. Eccoci. Adoro. Remix il brano, basso classico spento, remix il brano, sintetizzatore spento, remix il brano, batteria vecchia. Vedete come aumenta? Adoro, che chic, mentre lei passa l'aspirapolvere. Proprio il momento giusto per... ma che carini, comunque loro sono anche molto amici, eh. Adoro. Just go away, fai un'imitazione. E barzelletta toc toc toc. Raga, comunque Eric ha lavorato sodo e ora è uno studente delle elementari da 10. Adoro, lui studierà tantissimo, raga. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Io volevo fare un altro episodio, un'altra canzone con lui, effettivamente. E poi masterizziamo il brano, visto che ci troviamo. Gnomesters Paradise. Secondo me potremmo fare... no, Romeo. Romeo's Paradise. Adoro, adoro. I want this. Voilà, e possiamo pubblicare il brano, così facciamo anche un po' di fama, e inviare una copia all'etichetta Innovatori del Gusto, macchina musicale Maxis però. La musica di Richard è stata caricata sul servizio Simify. La canzone Romeo è stata inviata alla macchina, così prendiamo un ulteriore, ragazzi, prenderemo un ulteriore, come dire, diritto d'autore. Adoro. Proponi un pianoforte. Adoro. Chiedi il beneplacito a sposare. Racconta una storia incredibile. Che cosa sta succedendo? Danny Truss sta chiamando per chiacchierare. Certo, rispondiamo, perché adesso dobbiamo stare vicini comunque al nostro padre, visto che ci troviamo. Amo, visto che ti trovi, ripara. Chissà se le borse di studio arriveranno in questo università. No, borse di studio ancora no. Chi è lui? Temo che l'unità familiare non sia conforme ai seguenti piani d'azione di quartiere. Iniziativa di riutilizzo. Beh, vabbè, stica. Cioè, nel senso, amo. L'iniziativa di riutilizzo, a meno che non giocate con vite ecologica, è veramente difficile. Secondo me è proprio difficult. Lei, raga, deve fare assolutamente livello 7. Comunque, appunto, parlavo anche nei commenti con qualcuno di voi sul fisico di Amelia. Secondo me Amelia sta benissimo così. Tra l'altro, ora è anche più in forma, nel senso che nonostante le sue curve, comunque ha un corpo tonico, ha un corpo bello all'attivo, quindi ci piace così. Lei non ha bisogno di dimagrire, di diventare filiforme. Non ci interessa proprio, perché lei comunque è fatta così e va bene così, si piace. Per quello che è, quindi questa roba cioè, voglio che sia chiaro, cioè io non è che voglio faccio fare loro palestra perché li voglio tutti magri, ma mi piacciono comunque in forma. Poi lei ha sempre lavorato all'interno del benessere, adesso si è data appunto a essere personal trainer, quindi ci sta, ci sta.
E se facessi livello 7 sarebbe ancora meglio. Lui ancora sta dormendo e lui sta riparando, sperando che ripari tutto nel minor tempo possibile e soprattutto che non prendi la che non prenda la scossa. Ci piace. Comunque, quando c'hai in casa dei bambini, la casa è invasa di oggettistica, di roba proprio per bambini. Comunque, ragazzi, ora devo proprio andare. Grazie a te, tesoro. Lui sta soffrendo un pochino per il lutto, raga. Afusavi. Ma tutti dicono che se una persona mi ti interesserebbe fare una generosa donazione... No, non mi interessa. Senti, non ti dispiacere, ma proprio non mi interessa. Guardate quante belle... Quante bei tratti abbiamo. Siamo una reputazione eccezionale, adoro. Però siamo sconosciuti, raga, effettivamente. Dovremmo lavorare un pochino di più sulla nostra fama. Però per ora niente. Non so, ragazzi, che tipologia di corso universitario fargli prendere. Ti va di passare del tempo assieme? Per ora no. Comunque, io spero, ragazzi, che con questo episodio vi siate divertiti. Io passo al faccione. Vi ringrazio, raga, scusate per la qualità magari del video, non sarà proprio delle migliori, perlomeno io sento l'eco in questa stanza, quindi non so se la qualità audio sarà favolosa, però spero che apprezziate il mio gesto di registrare nonostante sia al lavoro. E nulla, io vi mando un bacio dal vostro Danzu, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente, e niente, al prossimo episodio, ciao!